Avanti con Bramble, che mi sta piacendo abbastanza in realtà. Bramble, The Bramble of the King of the Mountain of Manubrio. Allora, finisci il video. Nah. Nah. Lo trovo noioso. A me invece sta piacendo, ti dirò la verità. A me non sta dispiacendo. Oh, non è il gioco della vita, eh. Cioè, non è il gioco dell'anno, non è Elden Ring, Baldur's Gate, vincitore del Game of the Year. Però è carino, dai. Quando rigiocherai con Dino? Ci stiamo sentendo ogni tanto. Dobbiamo organizzare per giocare insieme. È solo che spesso e volentieri lui fa subito gameplay e io all'inizio faccio delle reaction, quindi però con Little Company, hai ragione, adesso ce dobbiamo organizzare. Adesso una sera ci organizziamo. È che mi scoccia saltare le reaction, perché lui comunque parte subito col gameplay, io invece all'inizio faccio reaction che mi divertono. Finiamo questo e poi giochiamo a Baldur, Francis. Tra 24 anni avrai 60, ma tua madre ne avrà 60 tra 24 anni. Io tra 24 anni ne avrò 59. Quindi stai attento. Non ti permettere mai più di dire che avrò 60 anni tra 24 anni. Raga, tra 25 anni ci pensiamo, tra 25 anni, la Madonna. 25 anni è praticamente quasi la mia intera vita. Ma no, ma devo rifare il boss. Ah no. No, devo rifare il boss, dai, mi avrei salvato, giusto? Cosa c'era? La lavatrice impiccata, guarda. Non importa l'età che hai, importa come li tieni. Hello there. Samusol, grazie per i 20, buonasera, grazie. Importa come li porti, non contano l'età che hai. C'è una mano, cos'è quella roba? Ma che cos'è? Non capisco. È una bambola, che cos'è? Un feto, un bambino, un elfo, un gnomo, che cazzo? Chi ti ha dato il permesso di andare via, Caterina? Tu ora devi stare qua e basta. È un neonato di non so bene cosa. Ma che... Ulla had been too late. At least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. Non diventa una Dark Soul che andrà a Lothric per convincere il Signore dei Tizzoni a fare il sacrificio per rinnovare l'era, l'età della fiamma. Batte il cuore, boom boom. Ah, una bella masturbazione dopo aver visto un bambino morto ci sta. Ah, sì. Guarda qua, ho la cappella luminosa. There was a light in the darkness. Dimmi. Guilt and sorrow weighed him down, but the warm glow felt comforting. Che cazzo è questo? Lei è? Follow the light, Tuva had said. Dai, Tuva. And he trusted her. No, cattiva, mia mia! Se l'ha detto Tuva.
Una strega? Non mi sembra. Siamo nel Matrix. Che cazzo sta succedendo? Stiamo camminando nella... The Lichtgruber was older than the mountain. Il Lichtgruber. Almost as old as the world itself. He was the keeper of secrets. The gatherer of stories. Come corro di merda. Com'è che corro così di merda io? Long ago, there was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne. King Nils and his queen Magdalena had waited for a long time, and at last she was expecting a child. Magdalena. She gave birth to the longed-for son, and they named him Ulrich. But suddenly, doctors crowded around the queen's bed. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. Magdalena! The love of his life was gone. Weighed down by sorrow, King Nils approached his autumn. Meanwhile, Ulrich grew into a young boy full of life. The prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. One day, Prince Ulrich fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. They told King Nils about a mythical flower that witches were rumored to use to heal any illness. King Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail, and his campaign soon became a gruesome witch hunt. His path was lined with the witches he had slain, but the flower was nowhere to be found. Ok, questa è la storia del re, di quello che il motivo perché tutto è così oscuro, che il re sarà morto, il re è impazzito, ha donato l'anima a Satana e bla bla. Che Rapunzel è più lungo da dire, anch'io dico Rapunzel, ma perché si fa prima, e nel caricamento sarà il magico fiore che cura le malattie, immagino. Ulle wished he could stay Ulle. In the warm light of the library, but he knew that he needed to reach the mountain and find Lilimur. Mazza, come qua. Arrivederci, signora. Suddenly, he heard a familiar voice. Follow me, little brother. I will protect you. Come minimo sarà un demone capra che ci vuole ammazzare. Ulle! Sarà un metamuta forma, un mimic, una strega demoniaca. Ulle! Dun dun dun! Turudun, turudun. Cade subito The War of the Worlds. Madonna. Signorina, ha il cuore aperto. Signorina ha le tette di fuori e la bacigia anche. Ok, no, però devi correre, Ulle, non andare piano. No, no, no! Merda, raga, ma che riflessi! Raga, che cazzo di flash ho avuto? Ma
Merda! Mica molesto sto boss, cazzo. Altro che Elden Ring, cazzo. Molesto sto boss. Ero abbastanza dietro all'albero. Doveva essere un po' più dietro all'albero. Da lei, dici, potrebbe essere la sua schiena e devo riuscire anche a pigliarla. Non sono convinto, usa il muschio. Raga, la schiena, se mi dà le tette non riesco. Finché mi dà le tette, come ci arriva la schiena, scusatemi. Merda.
c'ha la palla, dici? Ah, ok. Ah, ok. Potevo colpirla. Sono stato scemo io. O è un'illusione o mia sorella è stata sfrittellata malissimo. La Madonna è diventato... Ma magari non è vero, magari non è vero. Vabbè, andiamo a ucciderla, che c'è da fare? O facciamo di peggio. Che devo capire cos'è. Ah, ok, sono lassù. Ah. Però sono fighe le formule, come si dice, le formule alchemiche lì. Ha chiamato l'attacco satellitare laser, Cristo. Minchia, ma dai, sei una merda a combinare questi attacchi. La guerra del mondo, quello che ho detto prima io. Signorina, o mi fa mettere la spada nel suo cuore o metto un'altra spada ma nel suo culo. Decida lei cosa succede, perché qua un solo modo può andare a finire la cosa. Uccisa da un ognomo. Lo sto uccidendo con uno stuzzicadenti. Yeah.
No, tranquilli, è la nuova operazione per la cataratta. Si fa così. Mi sto sistemando la miopia. Ne abbiamo per molto? Oramai è diventato un Emmental. Io vado avanti fino a quando la cosa ti rende... No, vabbè, fino a quando è contento lui. Ah, residuo fisso 22 millilitri. Buono con 0,10 di cloruro, però. Non male, Sant'Anna. Scusate. Secondo me è morta, ma... Penso sia morta, ma non sono sicuro. Non sono convintissimo. Poverina, si è sciolta, è diventato un prato. Ma quindi è detonata la sorella o... Sì, sai che penso sia veramente finito il gioco? Ve l'ho detto che non durava molto. Ma non ho capito, la sorella è detonata o... Non ancora. Ah, ok, non è ancora finito. Pensavo di sì. Ulla, what have you done? Tuva's voice called out to him. Signorina. Cazzo vuole che le dica? Non ho più neanche la luce, quindi... Non credo. Penso che il gioco sia praticamente finito perché. Simba, cosa hai fatto? È stato un incidente. Ricordati, Simba. Noi mangiamo le antilopi. E le antilopi diventano erba. E i drogati fumano l'erba. E come vedi, siamo tutti uniti nel grande cerchio della droga. Madonna, che è l'albero della Z Generation qua. Ma non ti incastrare. Ma è andata a fuoco la... Io non ho capito che cazzo è successo qua. Sulle strulla. Non ho capito che cazzo è successo qui. Dai, sulle strulla. No, ma è bello il gioco in generale. No, scusate un attimo. Non sono più piccolo. Guarda, quello è un cavallo. Sono tornato grande. Sono tornato di dimensioni normali. A meno che non sia un cavallo molto molto piccolo, sono tornato di dimensioni accettabili. I giochi depressi. A me, ragazzi, sinceramente, questo gioco tutto mi ha messo tranne che la depressione. Qua sembra di essere passati a Gerusalemme 2000 anni fa, cazzo, tutti i crocifissi. Cioè, vi dico la verità, io non ho capito neanche che cazzo è successo, quindi... Per deprimermi dovrei capire che succede. Andiamo sotto la sottana delle signorine crocifisse. Ah, sono le streghe uccise dal re, hai ragione, Gino. È vero, sono le streghe ammazzate dal re.
Ma io sto cazzo di fiore l'ho trovato o no alla fine? Ma fai che schifo, Olle, madonna mia. Beh, ha tirato una sboccata che neanche un sabato sera dopo il papete. Ah, oh no, di nuovo la luce! È rot. Si è fulminata la lampadina, raga. No, raga, si è fulminata la lampadina. Siamo a Neil Schulz. Willkommen Till. Ma avevano detto che questa era una storia del nord. Tutti questi cadaveri. E neanche una palpatina, veramente che spreco. Uno spreco di corpi freschi veramente scandaloso. Ma la signorina ha il braccio spezzatissimo. E che cazzo... Ah, era un collezionabile, ok. Basta. Finito. È la regina. Che cazzo ci fa la regina? Ma la regina era morta per il parto, scusami. Strofet van der Haden, Och Prigel Dorens. Credo ci sia scritto non sputare al parroco, ma non sono sicuro. Signorina, ma cosa ha dietro la schiena, scusa? Ogni dito un tasto. Ah, ti immagini se sono io il principe? Sarebbe figo se fossi io il principe. No, però ho detto che il bambino era malato, scusami, che senso ha? Ah, ok, ma dimmelo, testa di cazzo. O sono il principe che sta avendo delle visioni esoteriche in seguito al mio trapasso. C'era... Cerca il fiore... Sto cercando il fiore, volevo cercarlo. È da quando ho scoperto quella storia che voglio cercare il fiore. Ma non so dove cazzo sta il fiore, quello è il problema. Verkommen Sie alle zusammen. Vabbè, qua non mi sembra ci sia. C'è uno schifo lì. Che cos'è quella merda? C'era scritto: Odin prepara un festino con la piadina e il prosecchin. Ah, giusto, non fa una piega. Grazie per il giro. Ah! Voleva attivare il lampadario, non... Ah, cazzo, è rotto. Cosa devo fare? Piano, non farmi sentire? Beh, un prete, un po' sembrerebbe. Però mi sa che ho sbagliato strada, perché non è di qua che devo andare, sono un deficiente. Ma io come faccio a passare, scusami? Dobbiamo fare molto piano, ragazzi. Dobbiamo fare molto piano. Non dobbiamo farci sentire, mi raccomando. Mi raccomando, silenzio. No, no, non esisto. Sei sbagliato, sono una percezione della tua mente. Io non esisto realmente. Come... Ok. No, non esisto, è una bugia, è una menzogna. Tornate a mangiarvi le donne nude, io non esisto. Posso entrare in sta porta? Veramente, che suoni incredibilmente molesti, cioè. Un anziano che bevi il brodo, proprio.
Che dite, salto o mi sentono? Che suoni incredibili! Non vedo un Q. Non vedo un Q. Beh, posso camminare, dai. Once there was a peaceful village near a great forest. C'è una donna nuda. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair walking in the shadows during the full moon. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned, and those who did had lost their minds. Li aveva portati a fare shopping da Zara, probabilmente. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. Ma anche qui, ma che due maroni, ma la smettete di ammazzare la patonza? They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange ma gli abitanti continuavano a sparire. A questo punto gli abitanti del villaggio, ancora più stanchi, decisero di sganciare una bomba termonucleare su tutta l'Europa, annichilendo completamente l'intera area fino al centro Asia, sperando di trovare la donna. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Ma cos'è sta storia di demenza aggravata? Then one night, when the moon shone at its brightest, five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest. Sì, penso sia la storia della tizia di prima. Credo sia la storia del boss di prima. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. Chiama l'investigatore di prima. Instantly enchanted. And followed her deep into the forest's heart. Vabbè, però siete stronzi. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. Sì, erano quelli che ho distrutto io prima con la luce. No one would ever see them again. Beh, mostruosa, no, mostruosa non è mostruosa. Diciamo che è mostruosa. Vabbè, dal punto di vista della narrazione, magari è mostruosa, però mostruosa non era. Cerca il rombo su un tronco, immagino che voglia dire. Cerchiamo dei rombi sui tronchi. Anche perché pensavo su una porta, no, non è una porta. Un muro, ok. Questo è il libro che ho appena letto. Anzi, due vabbè, gli italiani sarebbero i primi a essere caduti nella trappolozza. Qua posso andare, dai. Ma che schifo, ma perché ci sono. Sì, però non mi spieghi perché ci sono degli zombie qua. Ma ragazzi, mi sa che ci tocca correre, perché qua non passiamo inosservati, io ve lo dico. Corriamo? Via! Minchia, zio, la velocità di un'anziana con l'anca d'acciaio, cioè, madonna mia. Minchia, la velocità di una vecchia. Madonna mia, cioè, un'anziana con dei problemi motori corre più veloce. Mi sa che ci tocca andare a sinistra per forza, perché non c'è. Dobbiamo saltare. Andiamo a sinistra e poi saltiamo. Volevo tagliare, ma non credo sia possibile.
non esisto, non esisto, non è vero, non ci sono, è una bugia. Tornate a sgranocchiare gli abitanti, bravi. Ma come? Scusa, non... Ma non pensavo fosse così profondo. Ma dai, bambino, ma dai, sei veramente un bimbo merda, non sai nuotare in una pozza d'acqua. Cioè, porca troia, se sei rincoglionito, bambino. Cazzo, non sai nuotare in una pozza d'acqua. Mi devo attrarre, hello? Non è vero, non esisto. È un'illusione. Non... non mi chiedete esattamente quello che è accaduto perché non ne ho idea. Ma fanno dei movimenti che sembrano tutti quanti robazzi che fanno andiamo a comandare, cioè. Sembrava un Harlem Shake, cioè, sono gli zombie dell'Harlem Shake, cioè, corrono così tutti. In tutto Harlem Shake ti seguono. Ma perché non salti, bimbo deficiente? Ma vuoi saltare, bimbo? Bimbo? Guarda, non mi far dire parole cattive. Ma che cazzo fai? Oh, hai rotto il cazzo, bambino di merda, porco di Dio, ma salta! Mi sto alterando. Mi sto cominciando ad alterare. Hai giganti d'attacco on Titan, è vero? Allora, si salta di lato, ok. Si salta di lato, perfetto. Ora sappiamo dove saltare. Si salta di lato e dobbiamo salire sulla piattaforma. Una volta che i passeri sono volati via, posso passare in modo stealth, veramente. Bombi! Ah sì, ma veramente si può fare. Ma veramente si può fare, veramente. Ma io provo lo stesso. Ah, succhiami il cazzo, zombie di merda. Io non vedo, quindi non mi fate vedere gli zombie al contrario, perché la luce è rotta. Nisse Soiba Toyota Mitsubishi. Posso usare la rete tipo Super Mario nel castello dei Koopa. Io non vedo però. Ma io non vedo. Cioè, lo vedo che è lì. Ma... cioè, è lì lo stronzo. No, è qua. Voi avete la cam davanti. È qui la merdina. Andiamo piano, non devi evitare di farci sentire. Bambino, tu dovresti salire però, lo sai? Lo sai che dovresti salire, bambino? È una bugia, non dobbiamo salire. Dove cazzo dobbiamo andare? Vabbè, ha ragione lui, gli ho palpato il culo, ha ragione, poverino. Usa la luce, non posso, non funziona. Come me mi vede qua. Usa la luce, best consiglio ever, perché effettivamente gli zombie sono ciechi, quindi...
Attenzione, funambulismo. Non aspettavo di cadere su. Se prendevi il rastrello in testa perché ci camminavo, morivo da ridere. Allora, siamo... Oh no, ti prego, siamo tornati dai triangoli. Aspetta, cazzo è la porta, mo? È un... Minchia, veramente. È una croce con sotto una croce con un pentagono. No, cerchio. La croce ci vuole. Ci vuole. Ok. Poi mi serve... È la porta di Satana, esattamente. Poi mi serve... Dov'è il pentagono? No. Il pentagono mi serve... Aggiungilo. E mi serve la croce, quella grande. Troviamo la croce grande. Eccola qua. In teoria, credo sia così. Dovremmo aprire almeno la prima fase. Ah no, aspetta, devo andare al mestolo. Devo andare al mestolone. Ah, fa in automatico, va bene. Va bene. E la Madonna, che casino! Allora, un triangolo all'ingiù, un rombo, un quadrato e tre cerchi, va bene. Allora... Triangolo... Ah, che casino! Triangolo all'ingiù. Rombo. Quadrato... Triangolo all'ingiù. E tre cerchi. E voilà. Ho fatto. Prepara la potions. Fai uscire. Interessimo. Molto obbligato. Apriti. Ma sei un bastardo di merda. Magari serve una chiave, ma è aperta. Se quello era chiuso a chiave, mi fa abbastanza ridere. Io non credo sia la chiave per la porta di giù, però proviamo. E invece era la chiave per la porta di giù. Hai visto? Che cazzo t'avevo detto io? Te che dici sempre, no, no, Andrea, ma non è quella. Io, ma invece fidati, ti dico che è quella. Vedi che mi devi credere ogni tanto. Sembra dubitare, ma fidati un po', scusami. Cazzo. Però potevate farlo un po' meno fastidioso la rotella, cioè... E che cazzo è servita sta roba? E che cazzo ci devo fare? Devo salire? Non ho capito. Non devi scendere però, bimbo, volevo solo... Dove vado, scusami? Brutto! Ok. Non vedo un cazzo. Le poisson, l'ascensore, l'ascensore. Ah, il fiore. Qui c'è un'immagine del fiore che dobbiamo recuperare per salvare Ulrich il rosso. Wee!
bravo, bravo che hai fatto la mossa del Menga. Ok, di qua non c'è un cazzo, di qua nemmeno. Torniamo su. Voilà. Ti prego, non cascare. Vabbè, mi sono spezzato una costola, ma niente di che. E a che cazzo è servito? Ma perché ogni dito è un ta... Ehi, guarda, ehi, 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 ho preso una chiave. Beh, solo 2000 spectre. Sono comunque pochi, anche se di media ne faceva di più. Fai il terzo dito. A sapere che potevo far così l'avrei fatto, ma... Dai, con la chiave. Permesso, permesso. Libro. Dear Diary, I am so in love with him. I cannot even describe it. It feels like he loves me too. No, non è vero, non ti ama, ti tradisce con la vasaia. Our village still tries to heal its wounds from the dark days. But at least me and my love survived and have each other. After the horrible witch hunt, we thought we were safe. Pure. We thought we would have peace. Pure la peste. But then the plague came to our village. Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. No, è solo un batterio, signora. People say they have seen an old woman with a rake at night. Every house she passes, people inside get sick. I hope she does not come to my house. Una donna con un rastrello. Every morning someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The dead are rising ecco from their graves, and they eat the ones left alive. I have locked myself in the house. Ma perché? I got separated from my love. Okay, quindi quelli erano i mostri. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food, and the dead are right outside my door. Ma sono tutti... I miss him so much. Ma non cagarmi il cazzo. Ma sono tutte tristi le storie, madonna mia. Non ce n'è una che finisce bene. Ma è una che dice, oh, ma dato il cazzo, gliel'ho succhiato, ora sei sborrato e viviamo felici e contenti. Madonna mia, è sempre una tragedia queste storie. Non è vero, non esisto, sono un'illusione della vostra mente. Tanto. L'importante è ingannarvi. Non vedo niente, ragioniere, non vedo letteralmente niente. Madonna, che cazzo però, Resident Evil 9. Ah, sì, ma avrei dovuto batterlo in positivo, non in negativo, è quello. Mica, ragazzi, è veramente Resident Evil, sta diventando. È il forastero, ma veramente, cazzo. Cioè, è la Splagas. Ogni volta mi viene un infarto, vaffanculo, zombie di merda. Ah, meno male, sono solo. Ragazzi, io non so neanche dove cazzo sono.
dove cazzo sono finito? Io non so neanche dove cazzo sto andando. The Last of Us, ma raga, è veramente un gioco di zombie. Vabbè, ma erano altri tempi. C'era la pandemia, erano altri tempi quelli. Con la pandemia tutti quanti facevamo 1 miliardo di spettatori, però. Era un'altra epoca. Ah, ok, sono andato qua. Io, raga, però, vi giuro, non so dove cazzo devo andare. Mi ammazza se passo? No, non mi ammazza, però viceversa. Andate sordo. Vabbè, no, viceversa, io non so che cazzo, ma devo scendere per forza, però. No, non è vero, non devo scendere per forza, bastava andare di qua. Signori zombie, voi non vi muovete, mi raccomando, e io ho i miei cazzi da fare, per favore rimanete lì immobili, grazie mille. Non agge la manovella. Non agge la manovella, mi serve la manovella. Ah, eccola qua, a posto. L'ho presa. A posto. Pensavo sarebbe stata più lunga la questione. Fallo ogni volta. E modo che cazzo devo andare? Non si inghiozzi, che si stupide a fare sti versi troppi. Vedo topi ovunque. 1 chilo di mijol. Posso andare? Ah no, un topo. Ah, luce finalmente. Magari 30. Che paura, Cristo Diana. Sembra mio padre alle 7 del mattino, un po' è vero. Dai, abbassati, bimbo culo. Siamo finalmente giunti a destination. Per un bambino entrare in chiesa è molto pericoloso. Libro, mettila qua. Pensate lì. Vabbè, in certi paesini nordici credono ancora alla magia. Ma madonna mia, come sono messo male, un demone. Ma in realtà anche in Italia ci sono molti posti dove credono alla magia e quelle altre cagate. Vabbè. Ma perché gli fa piacere credere? Sono superstizioni locali. Penso in alcuni paesi c'è ancora gente che crede in Dio, cioè voglio dire. Ah, che cazzo. Aia, che male, merda, che botto. Potete non svegliarmi a cagare il mio, ecco. Adesso si anima, no. No.
No. No, rimanete collassati, per favore. Rimanete collassati. Dai, sono morto. Dove devo andare? Cazzo, cosa devo fare? Mi nascondo, non mi vedono. Che cazzo devo fare? Non ho la chiave. Dovrò cercare la chiave. Ma che stracazzo stanno facendo? Cazzo fa? Ma sono tutti bugati, che è successo? Sembra tipo la gente che vuole entrare al nuovo negozio della Apple appena aperto, che c'è l'offerta dell'iPhone, che succede? Raga, non mi posso muovere. Ma guarda lì che vogliono entrare a prendere. Questo non me l'aspettavo, è stato figo. Meno male, non sanno sollevare le ginocchia, raga, siamo fortunati. Però sanno far esplodere le pareti. Corri, sto correndo. Stavo correndo. Questo bambino va lentissimo, non è colpa mia. Anche quando corre sembra che cammini. Ah, ok, un altro collezionabile. Ne sarei contento. Se ti rubassi 100 sub, beh, sarei felice. Fiore? Ah, non ho idea. In alto a sinistra c'è tipo una luna nera che sembra che stia diventando Berserk. Sembra che stiamo entrando nell'eclissi di Berserk. Adesso arrivano le 5 dita, le 4 dita. È la mano di Dio. Questo qui è lo stronzo di Dio più che altro, perché sembra una merda gigante. Grazie per aver chiesto una salva, Dino. Patina. Trip d'acidi, che succede? È il fiore? Quello che cura. Vedo una faccia dietro. È il test di Rorschach delle macchie. Che cazzo. Verde, grazie per il tuo altro sapo, Latina. Ah, niente, raga, lo finiremo domani, raga. Immagino che sia quasi finito, domani lo finiamo. Papere, io vi ringrazio di questa sera per i follow e le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona Anna Palatini e mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo domani. Notte, papere!